potete seguirci attraverso i nostri canali abituali, quello su YouTube, il nostro sito internet www.rete7.it o interagire con noi attraverso i social network, quindi Facebook e Twitter. Allora, professore, incominciamo introducendo come tutti i giorni un argomento generale e partiamo dalle lesioni meniscali quest'oggi, quindi in che cosa consistono, quali sono i sintomi, chi sono i soggetti più che sono più inclini a patire di queste lesioni? Allora, i menischi sono due fibrocartilagini che sono contenute all'interno del ginocchio. Esiste un menisco mediale e un menisco laterale che hanno due forme diverse. Quello che si danneggia più frequentemente per motivi traumatici e anatomici è il menisco mediale. Il menisco ha una forma di C molto aperta, il menisco mediale, mentre il menisco laterale ha una forma di O quasi chiusa. Questo giustifica la minor frequenza di lesioni. Di solito la lesione meniscale si manifesta a seguito di traumi distorsivi del ginocchio e spesso si associa a lesioni legamentose, in particolare del legamento crociato anteriore. Allora, il menisco, come ho detto prima, è una fibrocartilagine, pertanto non è vascolarizzato. Si nutre di liquido sinoviale, che è un costituente normale dell'articolazione. È una struttura molto elastica che col passare degli anni però tende a irrigidirsi. Ecco perché nelle persone oltre i 60 anni si può avere una lesione del menisco, ma di tipo degenerativo. Significa che il menisco, perdendo l'elasticità, si può sfrangiare. Sono due cose completamente diverse, la lesione degenerativa dalla lesione traumatica, e come tali vanno affrontate. Allora, la sintomatologia è caratterizzata dal dolore, dalla limitazione del movimento, dal fatto che spesso si può associare a un aumento del liquido sinoviale, quindi il ginocchio si gonfia, e si parla di idrartro, cioè un aumento di liquido sinoviale rispetto a quello che è nella norma. Talvolta la lesione può essere una lesione in cui il menisco si rompe longitudinalmente, come diciamo noi, a manico di secchio, nel senso che una parte resta adesa alla capsula e l'altra si lussa all'interno del ginocchio, nel qual caso avremo un blocco dell'articolazione, un blocco meccanico, perché il menisco impedisce l'escursione del femore sulla tibia. La interrompo solo un attimo, professore, perché abbiamo già una telefonata in linea, quindi riprendiamo il discorso sul menisco dopo aver sentito la domanda del nostro telespettatore. Andiamo a sentire chi è. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Francesca e telefono da Matera. Buongiorno Francesca. Volevo fare una domanda al dottore. Faccia pure. Sì, io ho fatto una radiografia lombare e come risultato, come reperto, c'è scritto ridotto tono calcico per osteopenia. Poi accenno alla formazione di qualche osteofita marginale. Ridotto lo spazio discale L5S1. Siccome non l'ho ancora portato dall'ortopedico, vorrei sapere quale cosa dovrei fare. Allora, prima di tutto non si deve allarmare. Il ridotto tono calcico spesso dipende più dalla modalità con cui è fatta la radiografia che da una reale diminuzione del tono calcico, che si valuta con altri sistemi diagnostici. Lo spazio L5S1 generalmente è l'ultimo spazio del tratto lombare, quello che si articola con la prima vertebra sacrale, di solito è ridotto fisiologicamente. E la terza cosa che non mi ricordo? Gli osteofiti. Osteofita marginale. Quanti anni ha? Io 65, 4. Anche questi rientrano nella cosiddetta fisiologia del passare degli anni. Secondo me può stare... Dovrei fare, qualcosa... Dovrebbe farsi vedere dal suo medico o da un ortopedico e poi fare dell'attività fisica. Quindi palestra, nuoto... È lenta oppure qualcosa di... No, non so, una ginnastica più
tante. Una ginnastica che va molto bene è quella del metodo Pilates. Cioè? È una ginnastica che in palestra l'istruttore le insegna a fare e poi appena appresi gli esercizi li fa a casa. Ho capito. Per quanto riguarda la piscina, ad esempio, ottima. Acqua al gym. Ottima, ottima. Ah, va bene. Vabbè, la ringrazio gentilissimo. Prego, buongiorno. Grazie a lei, signora Francesca. Ci chiamava da Matera questa telespettatrice, splendida città, tra l'altro. Sì. Parlavamo del menisco invece, ci sono pazienti maggiormente soggetti alle lesioni meniscali? Beh, ci sono coloro che praticano molto sport, poi esistono delle situazioni morfologiche, anatomiche, per cui oltre i limiti della fisiologia, nel ginocchio varo è il ginocchio in cui sul piano frontale l'arto inferiore fa una curva a convessità esterna, ed è l'opposto del ginocchio valgo, le famose gambe a X. Nell'una e nell'altra situazione esiste un sovraccarico nel ginocchio varo mediale, cioè interno, nel ginocchio valgo esterno, per cui il menisco può più facilmente essere danneggiato. Ribadisco, c'è una netta differenza tra una lesione traumatica meniscale, che avviene di solito nei più giovani, e la degenerazione meniscale. Sono due quadri completamente diversi che per un certo tempo possono dare gli stessi sintomi, cioè il dolore, la limitazione funzionale, il versamento, ma che vanno curati in due modi esattamente opposti. Allora, in una lesione traumatica di un menisco di una persona giovane e attiva, l'intervento chirurgico è indicato quando, dopo aver eseguito le indagini strumentali opportune, radiografia, risonanza, sia dimostrata questo tipo di lesione, che viene affrontata con un piccolo intervento in artroscopia, cioè senza aprire il ginocchio, attraverso due forellini. Uno consente l'introduzione degli strumenti che servono per visualizzare il ginocchio e l'altro per fare l'intervento, e nei casi di adulti si fa una resezione parziale del menisco danneggiato. Nelle persone più giovani oggi si fa la sutura del menisco, perché si è visto che la meniscectomia, anche se selettiva, a lungo andare determina un danno di tipo degenerativo dell'articolazione e fa insorgere l'artrosi molto più precocemente dell'invecchiamento fisiologico. Quindi si fa la meniscectomia nei casi in cui non è possibile suturare il menisco. Si fa la sutura nelle persone più giovani e quando la lesione è più periferica, cioè più vicina alla parte capsulare del menisco stesso. Bene, andiamo a sentire chi c'è al telefono con noi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, posso parlare con il professor Rossi? Certamente, le chiediamo solo buongiorno. Da dove chiama e come si chiama. Dunque, mi chiamo Isa e chiamo da Alessandria e ho 67 anni. Benvenuta, faccio pure la sua domanda al professor Rossi. Guardi, professore, buongiorno. Buongiorno. Io ho una protesi bilaterale d'anca e un ginocchio destro valgo e già con un'artrosi avanzata. Però da 15 giorni circa ho dolori molto forti all'altro ginocchio, ginocchio sinistro. Ho preso gli antinfiammatori senza alcun risultato, ho fatto la mastra dove risulta una moderata artrosi e calcificazioni meniscali, poi ridotte le interlinee e articolari compartimentali. Ecco, mi sono rivolta ad un ortopedico il quale mi aveva proposto in primo tanto l'istituzione di cortisone. Ma io ho dimostrato delle titubanze verso questo cortisone e ho optato invece per l'acido ialuronico, ma senza alcun risultato. E quindi ho ancora molto dolore al sinistro. Chiedo a lei cosa posso fare. Allora, per alleviare almeno il dolore. Allora, la terapia del dolore del ginocchio, quando, come nel suo caso, siamo in una situazione di preartrosi, prevede delle cure farmacologiche, delle cure fisiche e
ultima ratio anche eventualmente le cure chirurgiche. Allora, le cure farmacologiche si possono attuare assumendo degli antinfiammatori non steroidei, quindi non cortisone, sì, associando adesso della fisioterapia. La cosa più comoda che si può fare, perché si ha in casa, è la crioterapia, cioè usare il ghiaccio da applicare nella sede sovrarotulea, cioè al di sopra della rotula, non sulla rotula come si fa abitualmente, 20 minuti un paio di volte al giorno. E eventualmente rivolgersi a un centro di riabilitazione per rinforzare la muscolatura, che è un ammortizzatore eccellente per il ginocchio, quindi diminuisce il carico che lei determina sull'articolazione quando il muscolo è tonico. Anche il cortisone endoarticolare una tantum può essere fatto, perché ha un'azione antinfiammatoria importantissima. Il fatto che l'acido ialuronico non sia servito o sia servito molto poco, questo ormai è noto, e viene usato talvolta a sproposito in modo eccessivo, quando si può usarlo, ma nelle situazioni in cui non esiste una grande degenerazione articolare, quando l'artrosi è un grado 1, cioè appena appena iniziale, altrimenti è inutile farlo. Quindi non si deprima, non mi sembra una situazione così brutta, con la riabilitazione e i farmaci secondo me può cavarsela. Mi scusi se posso replicare, io l'antinfiammatorio lo sto già prendendo da 15 giorni. Bisogna prendere quello giusto. Cioè, ancora, scusi? Bisogna prendere quello giusto, e quello giusto è quello efficace. Allora, l'antinfiammatorio in senso lato è come l'acqua minerale, esistono varie etichette di acqua minerale, non tutte vanno bene, perché chi ha troppo calcio, chi ne ha troppo poco. Allora lei, con il suo medico, deve scegliere un antinfiammatorio che per lei sia efficace, cominciando dal più banale, che è il paracetamolo, andando a molecole più complesse che si possono assumere senza correre troppi rischi per lo stomaco, il rene e il fegato. Ho capito. Se anche questo non bastasse, si può fare una infiltrazione di cortisone nel ginocchio. Va bene, la ringrazio professore, prego, grazie ancora, buongiorno. Grazie a lei per aver chiamato, vi ricordo i contatti per poter rivolgere al professor Rossi, ortopedico, le vostre domande, lo 011-205-4325 per le telefonate in diretta, invece i vostri messaggi al 348-8040-254. Si è parlato di antidolorifici nella telefonata che abbiamo appena finito. È opportuno non abusare degli antidolorifici? Si è diffusa negli ultimi anni soprattutto l'abitudine di prendere un antidolorifico anche per fare attività sportiva, per sopportare meglio il male, che poi magari in realtà è la spia di un problema più profondo. Questo è un problema serio? Sì, allora, l'automedicazione va bene entro certi limiti, quindi quando si decide di prendere un antinfiammatorio, se il problema è un problema semplice, cioè ho una febbricola, piglio la tachipirina o il paracetamolo e lo posso fare anche senza sentire il medico, ma generalmente è meglio seguire sempre i consigli del medico curante, perché esiste una scaletta di farmaci antinfiammatori che vanno assunti proprio seguendo questi step. Cioè non partire con gli antinfiammatori più, tra virgolette, sofisticati, ma cominciare con quelli che hanno meno effetti collaterali di tipo degenerativo a carico soprattutto dello stomaco. Poi dobbiamo stare bene attenti a non confondere gli antinfiammatori dagli antidolorifici. Sono due gruppi di farmaci completamente diversi. Gli antinfiammatori associano un'azione antinfiammatoria e anche moderatamente antidolorifica, e altri invece hanno un'azione più antidolorifica e meno antinfiammatoria. Quindi bisogna giocare partendo dal principio: primo, non devo danneggiare ulteriormente me stesso, quindi ho già il dolore, prendo un farmaco che mi fa male,
magari mi fa passare il dolore, lì bisogna essere razionali, ma soprattutto sentire cosa dice il medico curante, che è quello che ci conosce meglio. Poi un'altra cosa da fare è sapere che il farmaco antinfiammatorio agisce, se viene preso, per lungo periodo, cioè non va preso come sintomatico. Quando si inizia per questo tipo di terapia, che è una terapia antinfiammatoria e antalgica, bisogna utilizzare il farmaco 4, 5, 6 giorni. In alcuni casi proteggendo lo stomaco, in altri, ci sono degli antinfiammatori che non hanno questa necessità, ma sapere che bisogna assumere il farmaco almeno 5-6 giorni, anche se dopo 2 giorni si sta molto meglio. Grazie professore, indicazioni sempre da tenere a mente. Andiamo a sentire adesso chi c'è al telefono con noi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Maria Cruz. Sì, sono Maria da D'Aveno. Benvenuta Maria, parli pure con il professore. Allora, io ho delle domande da fare. Prima di tutto dovrei dirle la mia malattia, che è miastenia gravis. Le leggo quello che mi ha scritto il neurologo nell'ultima visita. Quindi, miastenia gravis, oculo bulbare, antirecettiva positiva trattata con ciclo IVG, corticosteroidi e ciclofosfamide, angina instabile, comodificazione ECG in assenza di malattia coronarica alla coronarografia, candidosi esofagea del terzo medio prossimale in M-milge con ernia iatale da scivolamento, gastropatia atrofica lieve diffusa. Si associano osteoporosi, ipertensione arteriosa, sindrome delle gambe senza riposo, broncopolmonopatia, in progresso TBC non bacillifera, rachialgie croniche con canale stretto L2-L3. Queste sono le mie patologie. Quello che mi ha scritto, che sarebbe la domanda, è scritto ELO, deambulazione claudicante con zoppia di fuga a destra, si alza da seduta con difficoltà, migallini 60 minuti, in monopodalico da seduta, facciale superiore e inferiore, lingua 0 e 1, flessori del collo, cede subito per agie. E al momento lega distopia e non disfagia, questa cui ero stata ricoverata un mese fa in ospedale. Quindi la domanda era: che cosa si può fare per questa deambulazione claudicante con zoppia di fuga destra? Allora, io credo che, da come mi ha descritto il suo quadro clinico, direi abbastanza complesso, il problema della claudicazio non sia di conseguenza del canale stretto, ma della miastenia gravis. Quindi la deambulazione così non corretta dipende dal danno muscolare e non dalla stenosi del canale. L'osteoporosi non la deve preoccupare, l'importante è assumere la vitamina D, che le avranno sicuramente somministrato. E un'altra cosa da fare è della fisioterapia seguita da un fisioterapista, perché è proprio chi è esperto di miastenia che la deve seguire. Quindi stia tranquilla, la deambulazione imperfetta non dipende dalla stenosi del canale, ma dalla miastenia gravis. Ha capito, signora Maria? No, sì, ho capito molto bene, difatti. Volevo ancora chiedere, per il canale stretto cosa si può fare? Niente? O c'è qualche possibilità? Allora, cosa si può fare? Se vuole glielo dico, ma non si può fare per lei, perché il canale stretto di solito si aggrava in chi svolge un'attività motoria molto frequente e con carichi di lavoro importanti, che lei sicuramente non fa. Quindi se lo tenga stretto il canale,
non si faccia assolutamente venire in mente di operare questa cosa che non è la causa della sua deambulazione. Ha capito, signora Maria? Grazie, grazie per aver chiamato la nostra telespettatrice da Giaveno. Vi ricordo i contatti per poter parlare in diretta con il professor Rossi, 011 205 4325 per le vostre chiamate in diretta. E forse abbiamo già un altro telespettatore in linea. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama e da dove chiama? Buongiorno. Mi chiamo da Torino. Sì. Mi senti? Sì. La sento. L'unica cosa, dovrebbe abbassare completamente l'audio del suo televisore e ascoltarci solo dal telefono. Ecco, va bene così? Così, forse meglio. Allora, come si chiama e da dove telefona? Mi chiamo Siviero Armida, chiamo dal Settimo Torinese. Benvenuta, faccia pure la sua domanda. Perfetto. Allora, dottor Rossi, professor Rossi, la ringrazio per l'eccellente contributo che dà a tutti noi e volevo chiedere gentilmente, già che io nel 2006 sono stata operata a un'anca, all'ortoprotesi in PTA, con eccellenti risultati, però ho l'accoppiamento metallo-metallo e vorrei sapere qualcosa in più riguardo a dicisi che c'è così, se si può fare una risonanza magnetica nell'eventuale bisogno della vita, può capitare. Allora, se si può fare la risonanza magnetica dell'anca, io penso di sì, ma il problema è che le immagini vengono distorte da tutto il materiale ferromagnetico che ha nell'articolazione. In questi casi è meglio eseguire una TAC, se ha bisogno di valutare l'anca. Se invece deve fare una risonanza del torace, ad esempio, la si può fare anche avendo la protesi metallo-metallo. Questa era la mia domanda, appunto. Nella vita, spero che sia lunga, non è detto solo all'anca, ma in generale nel corpo. Quindi, ecco, infatti le sto dicendo, escluso il bacino, esatto, per cui potrebbe avere delle distorsioni nelle immagini, anche se adesso esistono delle risonanze compatibili anche con la presenza del metallo, le altre risonanze le può fare senza problemi. Benissimo. Grazie. Lei comunque lo segnali, perché esistono, come le dicevo, macchine che possono fare la risonanza anche a chi ha del materiale metallico inserito nel corpo. Grazie alla nostra telespettatrice. Ritorniamo in diretta tra pochi minuti con il professor Rossi per le vostre domande. A tra poco.
Eccoci nuovamente insieme su nordovest.tv, ancora spazio medicina e sempre in compagnia del professor Paolo Rossi, ortopedico in Torino. Ben ritrovato professore. Sì. Siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e quesiti in diretta. Questi numeri di telefono 011 205 4325 per le vostre telefonate. SMS e messaggi su WhatsApp possono invece essere inviati al 348 80 40 254. Ripartiamo proprio da un SMS che è arrivato per lei, professore. Buongiorno, a 40 anni ho alluce valgo. Sono stata da due ortopedici che mi consigliano l'operazione, ma ho letto che una delle conseguenze è l'alluce rigido. Di cosa si tratta e devo per forza operarmi? Maria da Alessandria. Allora, è una domanda interessante, perché l'alluce valgo, che è molto frequente come incidenza di deformità, tra virgolette, è uno dei problemi più facili teoricamente da risolvere di quelli che sono i risultati pratici che la chirurgia dà. Quindi, di solito il consiglio che do io è di affrontare un eventuale intervento chirurgico solo in caso di dolore persistente, perché una delle complicanze dell'intervento è l'alluce rigido, ma ne esistono molte altre, e di solito le signore che si fanno fare l'intervento per motivi estetici sono quasi sempre deluse, perché l'aspirazione che loro hanno è di avere di nuovo un piede esteticamente perfetto, il che è molto difficile da ottenere. Quindi, se la deformità non è eccessiva e soprattutto non c'è dolore, io sconsiglio di fare l'intervento di correzione dell'alluce valgo, proprio perché le aspirazioni dei pazienti sono diverse dalle possibilità terapeutiche che il chirurgo può dare, non in Piemonte, in tutta Italia e in tutta Europa. Andiamo a sentire chi c'è al telefono con noi, professore. Pronto, buongiorno. Buongiorno, telefono da Asti, mi chiamo Cancinieri. Telefonavo per sapere dal professore, perché ho un tumore fatale, mi hanno detto così che potevo aspettare 2 anni prima di operarlo. Adesso praticamente sento male ogni tanto, specialmente alla sera. Se lo tengo, se non mi faccio operare, vado incontro qualche complicazione, se lo protraggo un pochino di più, perché lavoro ancora e quindi operarmi, allora, devo chiedere se prendendo antidolorifici potevo le rispondo abbandonare, subito. Ecco. Allora, il tunnel carpale è una patologia, sì, che è conseguenza di un ispessimento del legamento trasverso del carpo che abbiamo, sì, a livello del polso, che comprime il nervo mediano. Questi disturbi si avvertono soprattutto di notte, perché di notte, aumentando la temperatura, l'edema dei tessuti aumenta e quindi lo spazio che il nervo ha al di sotto del legamento trasverso si riduce. Per questo di notte si ha il formicolio alle prime 3 dita della mano e qualche volta dolore. Allora, l'intervento diventa necessario quando l'esame elettromiografico che va fatto prima di essere operati dimostra la presenza di un danno del muscolo opponente del pollice, perché altrimenti si perde un pochino la forza di prensione. Infatti io non riesco tanto a prendere. Ecco, allora, una volta valutato questo, oggi l'intervento è un intervento veramente semplicissimo, che si fa in anestesia locale, in day hospital, richiede un periodo di 8-10 giorni di tranquillità funzionale del polso, e si mettono dei tutori o dei bendaggi per evitare di muovere troppo il polso, e in 2 settimane si va a posto. Quindi, grazie. Quindi se ci sono già questi danni, senza fretta, ma conviene farlo. Perché praticamente non ho tanta forza, ecco. Io faccio l'host, quindi tutte le volte che sono malato, che mi sento proprio questo dolore.
Sì, ma lo faccio. Però era un po', un pochino, sa, per l'operazione, non so più. No, non abbia timore, è un intervento semplice, insomma, deve essere fatto con un minimo di esperienza, ma stia tranquilla. Grazie professore, molto gentile, la ringrazio tanto. Grazie, buona giornata professore. Grazie, grazie, a lei, grazie, grazie anche a lei per aver chiamato. Lo 011-205-4325 per le vostre telefonate in diretta e le vostre domande all'ortopedico. Professore, ci sono delle professioni che rendono particolarmente esposti al rischio di avere il tunnel carpale? Problemi, sì, al tunnel carpale. Generalmente sono le professioni in cui si utilizzano le mani per compiere dei lavori pesanti. Devo dire che la tecnologia oggi ha ridotto tantissimo l'incidenza di questa patologia, soprattutto se mi riferisco all'infortunistica sul lavoro, perché con l'avvento di robot o di supporti meccanici che rendono meno gravoso il compito del polso e della mano, l'incidenza della patologia è ridotta. Comunque esistono malattie come l'artrosi, l'artrite, che possono determinare la necessità di essere curati. Talvolta nelle fasi iniziali della malattia è sufficiente assumere dei farmaci o utilizzare localmente il ghiaccio, qualche volta si fanno delle infiltrazioni locali di cortisone, ma il meno possibile, e poi l'intervento, che è un intervento, ripeto, ambulatoriale, che dà degli eccellenti risultati senza grandissime complicanze. Abbiamo un'altra telefonata in linea, andiamo a scoprire subito di chi si tratta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Teresa. Teresa, da dove chiama? Da Cirié. Teresa, benvenuta, parli pure con il professore. Grazie, volevo solo accennarle quanto mi è successo 4 anni e mezzo fa. Ho avuto una frattura trimalleolare e mi si è formata una brutta algodistrofia. E francamente alcuni ortopedici mi hanno consigliato di bloccare la caviglia, però io non me la sento. E un altro rimedio per alleviare il dolore, se possibile, ho già fatto le BER, adesso sono in attesa di acupuntura e sto facendo attualmente la mesoterapia, però non so più cosa fare. Dunque, la frattura trimalleolare, purtroppo essendo una frattura ad alta energia che coinvolge l'articolazione della caviglia, spesso evolve verso un'artrosi di questa articolazione, e l'artrosi della tibiotarsica è un'artrosi dolorosa che dà dei limiti funzionali, per cui l'algodistrofia è una complicanza del trattamento, ma si risolve. Quello che resta è la degenerazione artrosica. Allora, il trattamento della degenerazione artrosica di caviglia, quando è abbastanza evoluta, è chirurgico e può essere curata con della chirurgia sostitutiva, quindi con delle protesi articolari, che però devono essere applicate in pazienti che hanno particolari requisiti, e altrimenti l'alternativa, oltre che a fare quello che sta facendo lei, tenerselo, è quello di fare un'artrodesi tibio-astragalica, cioè bloccare l'articolazione tra astragalo e tibia in modo tale da eliminare il dolore. Purtroppo si elimina anche il movimento, ma il movimento viene trasferito nell'avampiede e quindi si riesce a camminare bene utilizzando una scarpa con un minimo di tacco, però il dolore scompare. E se ci sono invece i requisiti per poter applicare una protesi di caviglia, si applica una protesi di caviglia. Nell'intervallo tra la situazione attuale e l'eventuale decisione, la fisioterapia va abbastanza bene. Si ricordi di usare calzature prevalentemente con un po' di tacco e con il tacco di gomma. Esistono anche dei tutori che si possono applicare per contenere l'articolazione. Quindi il bagaglio terapeutico è questo. Ma siccome io ho 58 anni e fare una protesi mi sembra che non duri all'infinito. È vero, è un'osservazione giusta, però 10 o 12 anni
in media con una protesi di caviglia si può andare avanti, sapendo che una volta applicata la protesi, se dovesse fallire, si può fare sempre l'artrodesi. Se però lei ha una qualità di vita accettabile, così com'è, non si faccia operare. No, ma io quello che vorrei è riuscire a convivere col dolore, cioè diminuirlo un po', perché ovviamente il dolore è forte, perché mi prende anche fino a metà, fino al ginocchio, sì. I piedi, è perché non camminando tallone, bene. Tutto. E ripeto, l'alternativa è quella di accontentarsi usando delle calzature, ad esempio, che abbiano l'allacciatura fino al di sopra della caviglia, oppure dei tutori. Alternative valide non ce ne sono. Grazie alla nostra telespettatrice. Le vostre telefonate allo 011 205 4325. Vediamo adesso chi c'è in diretta con noi. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Abbiamo qualcuno in diretta? Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama e da dove telefona? Dico Salvatore. Salvatore, da dove chiama? Da Torino. Da Torino. Allora, ha una domanda per il professor Rossi? Sì. Bene, gliela può fare adesso. Pronto? Sì, dica. Faccia pure la sua domanda, sta parlando con il professore anche. Ah, sono stato operato 7 anni fa alla schiena, con 2 interventi, poi dopo un mese, questo mezzo, mi ha preso una pezza parecchi, e è rimasto bloccato, così. Continuato ad andare sempre avanti così. Come lascio la cappella, cado per terra. Lo sentiamo un po' male. Non so se lei ha capito, dottore. No, dice che è stato operato alla schiena e che se abbandona la stampella cade. Vuole dirci qualcosa in più? Non so cosa fare, poi i dolori e poi comincia a tremare la gamba. Testa da sempre. Ma ha fatto della fisioterapia? Sì, ne ho fatti. Ma il professor Aliotti mi ha detto che ho preso la mezza parete. Sta bloccato da liquide, fino tutta la gamba. Lì bisognerebbe avere dei dati maggiori, cioè se lei è obbligato a usare la stampella per avere più stabilità, credo che avendo già fatto fisioterapia difficilmente possa migliorare molto, per cui usi la stampella. Grazie, salutiamo anche questo telespettatore 011 205 4325 per le vostre telefonate in diretta. Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Gerardo e chiamo da Torino. Gerardo, benvenuto, faccia pure la sua domanda al professor Rossi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo un parere da parte sua. Questa settimana ho fatto dei lavori un po' pesantucci, fra virgolette, quindi parliamo di orticello, e ho avuto male all'anca e una parte anche del femore, ma un dolore strano, perché si poteva anche per tutta la gamba fin sotto. Ho usato del Voltaren pomata locale e dell'Oki la settimana volta al giorno, e la situazione sembra, ovviamente sono rimasto a riposo, e la situazione sembra che sia andata a posto. Ecco, le chiedevo se questo può bastare o eventualmente devo fare qualcos'altro. Se sta meglio con i farmaci che ha assunto, va benissimo così. Adesso deve stare attento la prossima volta che va nell'orto per verificare se ripetendo lo stesso gesto si ripresenta il dolore, perché se fosse così
magari sentendo il suo medico una radiografia del bacino la farei. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Prego, buongiorno. Grazie Gerardo, telefonate vi ricordo allo 011 205 4325, 348 8040 254 invece per gli sms. Abbiamo forse una telefonata che arriva proprio adesso in diretta con noi, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho sentito poco fa di una signora che non si opera all'alluce per il dito rigido. Sì, le chiediamo solo prima cosa come si chiama e da dove chiama. Sono Rosa da Chivasso. Rosa, benvenuta. Cosa vuole sapere sulla luce valgo? Io volevo sapere, siccome mi sono operata 8 anni fa e l'ho avuto la luce valgo fino a un mese fa che mi sono operata di nuovo, volevo chiedere al dottore se pensa che mi ritornerà il dito a posto dopo questo un altro intervento o se avrò ancora problemi. Ma allora, difficilmente ci sarà una recidiva, perché l'intervento, che il secondo che lei fa, sarà stato fatto in modo opportuno al fine di dare un risultato a lungo termine. Per cui spero e penso che non avrà una recidiva, perché qualora l'avesse, poi la soluzione del problema non è banale. Quindi speriamo che lei non l'abbia. Andiamo a leggere un messaggio adesso, professor Rossi. Tempo fa mi ero rotta un dito del piede, poi era guarito, ora ho battuto e mi fa male da un po' di giorni. Può essere di nuovo una microfrattura? Angelina, 45 anni, da Torino. Beh, la risposta sì. Per cui, per essere sicura se ha avuto una microfrattura, si fa una radiografia dell'avampiede e lo si vede subito, altrimenti si ha pazienza, se è una microfrattura in 4 settimane va a posto senza far nulla. In genere per questo tipo di problemi non si ingessa, no, più, giusto? Al limite si incerotta il dito coinvolto con le due dita vicine. Vediamo chi c'è al telefono con noi. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, con chi parliamo e da dove chiama? Antonietta da Asti. Antonietta, benvenuta, faccia pure la sua domanda al professor Rossi. Io sono stata, ho fatto un intervento nel 2009 di laminectomia sulla L4 parziale L5 e un'artrodesi sempre su L4 e L5 con lamine e viti. Continuo comunque, tolti i primi anni che sono stata abbastanza bene, adesso ho delle serie difficoltà di movimento, ma soprattutto sto molto, quando sto ferma, tendo ad andare giù. Se non ho un sostegno, proprio continuo ad avere dolore e faccio fatica a camminare e vado giù se non ho un sostegno. Va giù nel senso che le cedono le gambe? Mi cedono le gambe e tra l'altro quando cammino tendo proprio, le caviglie tendono a cedere, non saprei neanche come dire, cioè mi si storcono i piedi, ecco. Beh, innanzitutto si deve fare un esame clinico, compreso l'esame neurologico, per valutare se queste sue instabilità può essere la conseguenza di un danno neurologico. Fatto questo, si deve rivalutare la stabilità ottenuta con l'artrodesi, perché l'artrodesi è un intervento che dà eccellenti risultati sul dolore, in quanto stabilizza le due vertebre coinvolte nell'instabilità, e una volta che si sono tra loro fuse, il dolore lombare dovrebbe scomparire. Ma se ci sono questi problemi periferici, bisogna rivalutare la cosa con un esame, come le ho detto, anche neurologico. Ah, quindi un esame neurologico, sì, cosa intende per esame neurologico? Cioè qualche... No, l'ortopedico che la visita deve effettuare l'esame neurologico che si fa, valutazione dei riflessi, della sensibilità e della motricità
degli arti inferiori. Se ci sono dei segni di ipostenia o deficit, si deve fare un esame che si chiama elettromiografia, e con quello si stabilisce se c'è il danno e l'entità del danno. Ho capito. La ringrazio moltissimo. Prego, buongiorno. Ancora una cosa, sì. Mi scusi, da una radiografia recente che mi ha fatto il mio medico di famiglia, si evidenzia praticamente lo spazio tra la L5 e la S1 ulteriormente ridotto. Ma l'intervento di laminectomia che era stato fatto non dovrebbe avere distanziato? No, lei ha fatto l'intervento, se non ho capito male, L4 e L5, quindi nello spazio di sopra. E poi la laminectomia allarga uno spazio, ma non allontana le due vertebre. Okay, comunque l'ha fatto nello spazio di sopra, questo. La ringrazio molto. Prego, professore. Buona giornata. 011-205-4325 per le vostre telefonate con le vostre domande in diretta per l'ortopedico. Ancora qualche minuto di trasmissione, quindi possiamo ancora ricevere alcune delle vostre domande. Forse abbiamo già un altro telespettatore in linea, vediamo di scoprire chi è. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo da Cuneo. Benvenuta, faccia pure la sua domanda. Grazie. Buongiorno signora, buongiorno professor Rossi. Buongiorno. Ieri mattina mi sono alzata normalmente come tutte le altre mattine, se non che il piede destro non posso appoggiare il tallone, perché ho delle fitte tremende al tallone. Nell'interno, subito sotto la caviglia, c'è un leggero rossore. E non posso appoggiare il piede completamente, devo camminare sulla punta del piede. Altrimenti ho dei dolori tremendi, da proprio al tallone, sento male dentro proprio. Allora, per tamponare il dolore acuto deve prendere un antinfiammatorio, quello che avrà sicuramente in casa. Applicare il ghiaccio, mezz'ora, 20 minuti per volta, e poi sentire il suo medico, perché può essere una cosa semplice che, trattata opportunamente, si risolve in pochi giorni, e se si cronicizza poi è più difficile risolverlo il problema. Andiamo a ricevere un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama e da dove telefona? Telefono da Biella e mi chiamo Giulio. Benvenuto Giulio, prego. Dunque, io cammino molto male in seguito a una tendinite che mi è pervenuta avendomi prescritto, dopo un intervento chirurgico, della flexoxamina, cioè il Tavanic, e non riesco a superare questo difetto, cioè è un po' doloroso e cammino male, ed è già 5 mesi che io ho questo problema. Allora, se non ho capito male, ha dolore dietro la caviglia dove c'è il tendine d'Achille? Esatto. Ecco, esatto. Allora, in effetti questi farmaci antibiotici possono dare come effetto sfavorevole la sintomatologia che ha lei, che si cura con il ghiaccio in sede, con le solite caratteristiche, 20 minuti, 2-3 volte al giorno, l'assunzione iniziale di paracetamolo, 3 grammi al giorno, uno ogni 8 ore per 5-6 giorni, e se non passa così, bisogna fare un'ecografia dei due tendini, perché talvolta si danneggiano e prima di arrivare alla rottura si può poi intervenire con le infiltrazioni di PRP, cioè con plasma ricco di piastrine, proprio per evitare che il danno poi comporti la rottura del tendine. Quindi iniziare subito col ghiaccio e il paracetamolo.
se dopo 5-6 giorni non si risolve, chiedere l'ecografia dei due tendini. La ringrazio. Prego. Grazie a lei, Giulio. Era la nostra ultima telefonata, però per ovvi motivi di tempo vi ricordo che potete continuare a scriverci inviando le vostre domande anche a nordovest.tv, @nordovest.tv. Io ringrazio il professor Rossi per essere stato nostro ospite. Grazie con i telespettatori, appuntamento per le prossime puntate.